Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di China Tools. Video come questi in verità negli anni ne ho già fatti tanti, vedete qui qualche miniatura dei vari video che ho fatto appunto durante questi 4-5 anni su oggetti di questo tipo, ma raccogliere tutto in una playlist a mio avviso tornerà più comodo sicuramente a chi cerca la recensione di un oggetto in particolare. Se invece non avete problemi con l'inglese vi segnalo e vi lascio linkato qui sotto un canale che gestisce una rubrica come questa già da parecchi anni, si chiama Hook and Wood. Trovate appunto il link in descrizione. Per quanto riguarda noi, come andremo a valutare questi oggetti? Beh, allora, innanzitutto ho individuato 4 punti focali a cui daremo un voto, nello specifico un calcio volante. Il primo punto è il packaging e accessori, cioè come viene spedito questo oggetto, come ci arriva e se all'interno della confezione troviamo qualcosa in più oltre all'oggetto stesso. Il secondo punto, probabilmente il più corposo della recensione, riguarda il design, inteso come sia i materiali con cui è stato creato l'oggetto che le soluzioni tecniche per fargli assolvere la sua funzione primaria, se ne dovesse avere una, e tutte le funzioni accessorie a cui è stato destinato. Nel terzo step parleremo di praticità, quindi non è detto che un oggetto ben fatto e che svolga perfettamente la sua operazione sia poi comodo da utilizzare. L'ultimo punto ovviamente è il rapporto qualità-prezzo e magari lo confronteremo anche con una controparte di marca. Tutto questo ovviamente va preso fra virgolette perché il prezzo, come vi ho detto, sarà riferito al momento attuale. Se invece volete non perdere nessuna occasione di spendere un po' meno, come sempre vi ricordo che c'è il mio Telegram. Lì tutti questi oggetti, a prescindere da quando vedrete questo video, se vanno in sconto li troverete linkati. Tutti questi voti andranno poi a sommarsi e a far sì che il prodotto raggiunga una certa posizione all'interno di una classifica che ho pensato divisa in 4, quindi da avere assolutamente, buon attrezzo, c'è di meglio e bocciato. Bene ragazzi, adesso che sapete tutto, possiamo partire con la sigla. Allora, partiamo con il primo oggetto che è una squadretta da 200 mm, quindi una squadra di riferimento. La sua confezione sostanzialmente è una scatola di cartone con dell'espanso all'interno in cui la squadretta appunto è affogata. È affogata però non nella sua totalità. Onestamente serviva veramente poco per proteggerla in toto, potevano effettivamente farlo. Quindi in questo caso diamo 2 calci volanti. Allora, questa squadretta è una squadretta di riferimento, quindi il suo scopo principale è quello di marcare 90 gradi nel momento in cui andiamo a fare una costruzione, che può essere un cassetto, un mobile o qualsiasi altra cosa ci venga in mente. Ovviamente fa il verso alla più famosa Woodpecker, ma diciamo che la costruzione e l'idea alla base è la stessa, quindi abbiamo un corpo centrale e poi 2 guance laterali che vengono unite al corpo tramite 2 pin in acciaio. Allora, passiamo in questo banco che ho dedicato per queste recensioni ai vari test. Come vedete ci sono alcune squadrette, alcune certificate, alcune dozzinali, ma ci serviranno anche per capire effettivamente l'utilizzo di prodotti come questo. E poi c'è un piccolo jig che mi sono costruito per essere abbastanza rapido nel vedere la bontà o meno di un oggetto. Partiamo proprio con questa prova e andiamo a posizionare la nostra squadretta avvicinandola lentamente per vedere se effettivamente rispetta i 90 gradi. Direi che ci siamo. Un altro metodo molto più rapido e senza l'utilizzo di jig per andare a vedere se lo squadro è rispettato è quello di prendere la nostra squadretta e andare a posizionarla in battuta su un pezzo. Disegnare quindi una riga. Abbiamo usato questa parte, quindi adesso ribaltiamo la squadretta e andiamo a disegnare un'altra riga molto molto vicino. Allora in questo caso, una volta tolta, andremo a vedere la differenza, lo scostamento fra le due linee. In questo caso vedete che non ce n'è assolutamente. Però la domanda che mi fanno tutti e che mi avete fatto in questi giorni è: ma perché se io ho ad esempio una squadra combinata come questa, oppure anche una squadretta economica ma che effettivamente i 90 gradi li fa e ci sono e quindi posso tranquillamente usarla per le mie creazioni, io dovrei andare allora a comprarmi questo tipo di squadretta? Vi faccio vedere qualche caratteristica che possiede. Allora, se noi vogliamo andare a disegnare una riga con una squadretta di quelle classiche su un pezzo di legno, vediamo che dobbiamo per forza tenere pressata la riga sul pezzo, altrimenti cosa succede? Succede questo, vedete che scende. Perché? Perché da questa parte abbiamo il manico che pesa e non c'è niente che gli impedisca di fare questo lavoro. Se andiamo a prendere la nostra squadretta invece, vediamo che il design che hanno pensato per questo prodotto è differente. Infatti vedete che il manico, o meglio il corpo centrale, spunta per un po' rispetto alle due guance. Questo fa sì che quando noi andiamo a posare la squadretta sul pezzo
ci sia un appoggio anche in questo punto, per cui una volta posizionata noi possiamo lasciarla e lei rimane lì sul pezzo, quindi non fa il gioco che abbiamo visto prima. Inoltre, sempre questo accorgimento ci permette di non avere questo tipo di gioco. Allora, se noi mettiamo la squadretta, è possibile che spostandola si sposti lateralmente. Invece, sempre grazie al solito accorgimento, vedete che qui non abbiamo più possibilità di far muovere la squadretta in modo involontario come abbiamo visto prima. L'altro accorgimento che è stato pensato per migliorare questo tipo di squadrette riguarda la marcatura, quindi ad esempio di una linea su un pezzo. Se noi andiamo a posizionare la nostra squadretta su un pezzo e andiamo a disegnare con una matita, con una micromina, la nostra riga, vediamo che riusciamo a malapena a partire dall'inizio del pezzo. Questo perché? Perché ovviamente la nostra matita ha uno spessore. Quindi cosa hanno pensato? Hanno creato questo piccolo incavo e al di sotto, come vedete, c'è un piccolo foro. Questo ci permette, quando noi andiamo a posizionare la nostra riga sul pezzo, di andare con la nostra matita esattamente ancora prima che inizi il legno, partire e disegnare la nostra linea. In questo modo noi abbiamo disegnato esattamente la linea dall'inizio del nostro pezzo. Quindi ragazzi, per quanto riguarda il design, quindi materiali e soluzioni tecniche e qualità del prodotto, do sicuramente 3 calci volanti, il che vuol dire ottimo. Ok, rimangono gli ultimi 2 punti da analizzare, e cioè la praticità e il rapporto qualità-prezzo. Allora, per quanto riguarda la praticità, devo dire che questa, quindi 200 mm nel lato lungo, è davvero molto comoda in laboratori come il nostro. È una misura che secondo me funziona veramente tanto, quindi a mio avviso anche qui si becca 3 calci volanti. Per quanto riguarda invece il rapporto qualità-prezzo, beh ragazzi, allora, questa adesso su Banggood costa 18 euro. La qualità è altissima e se vogliamo dare un'occhiata alla controparte, quindi della Woodpecker, quella a cui si avvicina di più costa intorno ai 120-129 dollari. Quindi il rapporto qualità-prezzo di questo oggetto è imbarazzante. Si becca 3 calci volanti, ma se ce ne fosse un quarto gli darei anche il quarto. Quindi ragazzi, facendo la somma di tutti i voti che ho dato ai 4 step per analizzarla, vediamo che si va a posizionare in classifica al primo posto, cioè fra gli oggetti da avere assolutamente. Allora ragazzi, per quanto riguarda il video, secondo me sto facendo un errore, perché vi ho sparato subito all'inizio la squadretta e ora qua c'è l'altra squadretta della Veiko, e sono le due cose che secondo me stavate aspettando maggiormente, quindi dovevo tenerle in fondo. Me ne ricorderò per i prossimi video, però ragazzi guardate fino in fondo perché comunque ci sono delle robe interessanti. Allora, questa, dicevo, è l'altra squadretta della Veiko. Andiamo a vedere. Oh, finalmente non ci voleva una scienza, però ce l'hanno fatta. Hanno messo un pezzo di espanso anche sopra a proteggere l'oggetto. La custodia, come vedete, è quella per mantenere qui anche l'altra squadretta della Veiko. Però Veiko me ne hai mandato solo una. Peccato, peccato. Puoi sempre rimediare, mi raccomando. Sotto è protetta anche lei da un altro pezzo di espanso. Quindi finalmente è bastato questo per beccarsi un bel 3 calci volanti per il packaging, ragazzi. Allora, primo test, come sempre, con il mio jig. Andiamo a vedere se effettivamente rispetta i 90 gradi. Ci avviciniamo piano piano, non si muove, e i 90 gradi sono assolutamente rispettati. Disegniamo la prima linea, poi giriamo e disegniamo la seconda. Non c'è assolutamente discrepanza dall'inizio alla fine. Il design di questa squadretta ricalca sostanzialmente quella che abbiamo visto prima. Le guance, come vedete, sono tenute da dei pin di acciaio al corpo centrale che sporge un pochettino, perché come nell'altra ci permette di essere posato qua sul nostro pezzo e lasciato senza che succeda niente. Anche la parte interna, quindi per andare a disegnare l'eventuale riga da inizio del pezzo, vedete che è identica. L'unica diversità che ho visto è una aggiunta, è che oltre ad avere la metratura da qui a qui e da qui a qui, l'hanno inserita anche qui e anche qui. Ora io vi ripeto, sì, può essere un'indicazione mentre si lavora, ma non è assolutamente la caratteristica principe di queste squadrette, anche perché l'errore di parallasse che commetteremo andando a metterci sopra e tentando di disegnare qualcosa sarebbe sicuramente dietro l'angolo. Quindi ragazzi, anche in questa parte dedicata al design, la Veiko si porta a casa 3 bei calci volanti.
Allora, parliamo di duttilità e praticità d'uso. Questa indubbiamente è indicata per lavori che cominciano a diventare essere medio-grossi. Anche perché nel piccolo potrebbe essere complicato avere solo questa in laboratorio. Questa, secondo me, è un po' più duttile, o perlomeno, mettiamola così, è probabilmente la prima che acquisterei e poi probabilmente subito dopo lei. Però, giusto per questa postilla, gli diamo solo due calci volanti. Non sia mai che gli diamo il massimo, che poi sembra una roba che se non ce l'hai non puoi costruire un qualsiasi mobile. Parliamo del rapporto qualità-prezzo. Allora, questa al momento non scontata costa 57,99, quindi 58 euro. La controparte della Woodpecker, vado a memoria, se non sbaglio non è identica, ma è da 450 mm e non da 300, quindi leggermente più grossa, costa sui 180 euro. Quindi ragazzi, il rapporto qualità-prezzo è molto molto alto anche qui, per cui i soliti tre calci volanti, perché anche questo è un affare. Andiamo a inserire quindi anche la Veico nella classifica facendo la somma dei voti e andiamo a vedere che va a testarsi anche lei al primo posto, e cioè negli oggetti da avere. Ovviamente ragazzi, faccio una piccola parentesi, non è da avere a tutti i costi, però fra tutti gli oggetti che andremo a vedere questa sarebbe un'ottima scelta, ecco, vedete così la cosa. Il secondo oggetto che andiamo a vedere è un oggetto che è con me da circa un paio d'anni, non vorrei dire una stupidata, se non sono due sono tre. Comunque si tratta di questo, di una T-Rule, perché si chiama così? Perché è fatta a forma di T. Per quanto riguarda il packaging, ovviamente ve lo racconto, non posso farvelo vedere, è esattamente come quello che abbiamo appena visto, anche se è regolabile lei arriva già montata, a differenza di quella che vedremo fra poco, e non viene fornita la brugola, poco male. Diciamo che non è una cosa talmente grave da portare al di sotto di due bei calci volanti il voto che daremo appunto al packaging di questo oggetto. Allora, anche per lei la prima prova è quella del mio giga autocostruito. Andiamo a vedere se è in squadro. Ovviamente lo è, perché l'avevo già settata, avendola già usata in altri progetti. Tuttavia questa, a differenza dell'altra, presenta appunto questi due grani che, se svitati, ci permettono un leggero movimento di questa parte per essere appunto settata in modo perfetto. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo di questo oggetto, ovviamente non serve per controllare lo squadro, ma per andare a disegnare delle linee di riferimento. Infatti vedete che una volta messo in battuta qui presenta dei numeri, sono centimetri, quindi 10 mm, 20 mm, 30 mm. Dopodiché ci sono questi fori. Questi fori sono posizionati a un millimetro uno dall'altro. Quindi noi possiamo andare a disegnare, una volta messi in battuta al pezzo, una linea ad esempio a 5 mm dal bordo. Perché dico da 5 mm e non ad esempio da un millimetro, se ho detto che sono messi a un millimetro uno dall'altro? Perché il primo foro è posizionato proprio a 5 mm dal bordo e non è detto che io debba iniziare a disegnare la mia linea di riferimento per forza a 5 mm dal bordo. Potrei volerne disegnare una a 3 mm, con questo oggetto non posso, quindi a mio avviso è già una prima limitazione. La seconda cosa è che, come vedete, i numeri sono riportati soltanto per quanto riguarda i centimetri. Poi le linee di riferimento sono invece non colorate, quindi sono di difficile visibilità. Inoltre qui intorno a tutta questa parte dove ci sono i fori non c'è nessun riferimento, quindi non è una cosa molto strana, anzi è una cosa molto comune che io vada a disegnare la mia riga di riferimento e poi non mi ricordi esattamente quale foro ho usato, e andare a prendere il riferimento qua sopra è veramente complicato. L'altro difetto che a mio avviso ha un oggetto come questo, a questo oggetto, è il fatto che, ad esempio, se noi prendiamo un foro a caso, quindi quello dei 5 mm, il primo foro, e dobbiamo andare a disegnare sul nostro pezzo una linea da qui in poi, il problema non c'è. Tuttavia, se i 5 mm noi per un qualsiasi motivo dovessimo iniziare a disegnarli da questo punto, noi dovremmo arretrare fino ad avere il nostro foro in corrispondenza dell'inizio della tavola. Ma a questo punto vedete che l'oggetto fa così. Visto che questo oggetto è con me da un po', vi parlo anche dell'usura. Allora, vedete che qua nell'angolo c'è un po', si vede un po' di alluminio al di sotto del rosso dell'oggetto, qua è sporca, però vi dico la verità, non c'è altro, e questa vi assicuro mi è caduta un bel po' di volte e l'ho anche maltrattata, per cui alla fine dei conti devo dire che la resistenza nel tempo, se tutti gli oggetti si comporteranno come questo, non è assolutamente male. Tuttavia mi duole dirvi che a questo oggetto, per quanto riguarda il design e rispetto a quei difetti che vi ho fatto vedere, non può che ricevere un calcio volante.
non di più, ragazzi, perché se dovete scegliere una cosa di questo genere, secondo me ce ne sono di fatte molto meglio. Per quanto riguarda la praticità di questo oggetto, beh ragazzi, ovviamente questo oggetto va usato per quello che è. Non si può chiedere ad esempio a questo oggetto di andare a lavorare in testa a un travetto di legno, perché sarebbe assurdo e veramente scomodo, però lavorando anche sulla lunghezza devo dire che la comodità non è il massimo della vita, perché vedete che se io lo lascio lui si imbarca di nuovo e anche qui quindi non è l'oggetto adatto. Quindi in questo caso devo dire che gli do soltanto 2 calci volanti. Bene, non ci rimane che parlare del rapporto qualità-prezzo. Allora, questo oggetto, ragazzi, per quanto riguarda la qualità dei materiali, è identico al resto che vedremo. Tuttavia, l'usabilità e quei difetti costruttivi di design, ok? Non sono difetti costruttivi, è un design, secondo me, sbagliato, lo porta ad avere un'usabilità davvero bassa. Sono andato a vedere il prezzo al momento non scontato è di 44 euro. L'originale Woodpecker, ok, è fatto leggermente diverso, costa intorno ai 70. Capite che io posso dare a questo oggetto qui, per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, posso solamente dare 0 calci volanti. Di conseguenza, facendo la somma dei voti, vediamo che va a posizionarsi esattamente sul c'è di meglio. Infatti non è un oggetto malvagio, però deve soddisfare decisamente degli altri criteri per poter essere scelto e portato nei nostri laboratori. Oppure deve costare una sciocchezza, ecco, una delle due. Allora, passiamo al TX400. 400 ovviamente sta per la lunghezza del righello e la confezione vediamo che è sostanzialmente identica alle altre che abbiamo visto. Sotto vedete che non c'è nessuna protezione. C'è l'altro elemento che compone questo oggetto, i fermi che servono per unire i due pezzi e una brugola lasciata così libera nella scatola. Il fatto che la brugola sia lasciata vagare all'interno di una scatola di cartone non mi ha convinto del tutto, anche perché comunque se va a sbattere sul nostro oggetto potrebbe anche rovinarlo, per cui in questo caso il packaging si becca un solo calcio volante. Allora, perché arriva smontato? Perché questi oggetti hanno la possibilità di essere regolati da noi, con ovviamente una squadra di riferimento. Come si fa a posizionare? È molto semplice. Qui al centro c'è un piccolo cilindretto, neanche di un millimetro, e qui 2 avvallamenti. La nostra riga va a posizionarsi esattamente qui, andando ad incastrarsi. Una volta posizionato si vanno a sistemare le 4 viti. Non andiamo a serrare completamente le viti, infatti vedete che adesso ha ancora un po' di gioco. Dobbiamo andare a settarlo esattamente nella posizione corretta. Allora, per prima cosa andiamo a mandare in battuta qui in testa alla tavola. Poi ci avviciniamo al nostro riferimento e stringiamo con la nostra brugola i vari grani. Quindi possiamo andare a vedere se adesso effettivamente il nostro oggetto è pronto per essere utilizzato. Allora, andiamo in battuta al pezzo e disegniamo la prima riga, ovviamente da cima a fondo. Ci spostiamo veramente di poco e andiamo a disegnare la seconda riga. Allora, potete vedere che da cima a fondo, veramente a occhio nudo, non si nota nessuno scostamento. Allora, come quella che abbiamo visto prima, serve sostanzialmente per avere un riferimento e per andare a disegnare delle linee sul nostro pannello. Allora, come vedete, qua però la differenza rispetto a quella di prima è lampante, perché i numeri sono riportati sia da un lato che dall'altro della nostra riga che internamente. Vedete tutti i fori? Ogni 5 mm anche internamente è tutta millimetrata in bianco su rosso, quindi molto più visibile che non quella che avevamo visto prima. Per quanto riguarda la praticità nell'andare a disegnare una riga o meno, anche qui la micromina è indicata. Qui io uso sempre una 0,5 e ci va perfettamente. Quindi proviamo ad andare a disegnare una prima linea, ad esempio a 25 mm. Eccola qui, poi ne disegniamo una a 35. La differenza rispetto a quella di prima è che qui partiamo da 1 mm, quindi la risoluzione, questa come per l'altra, è di 1 mm, ma mentre per l'altra partivamo da minimo 5 mm dal bordo della tavola, qui possiamo partire proprio da 1 mm, quindi la prima riga che noi tiriamo è esattamente a 1 mm da bordo tavola. Mi piace molto anche il fatto che sia smussato ai lati, perché questo elimina quasi del tutto l'errore di parallasse. Vi faccio invece notare un paio di differenze che ci sono con la Woodpecker. Una ininfluente. La Woodpecker qua presenta 6 viti di bloccaggio invece che 4, ma vi dico la verità, non ne sento davvero la mancanza. Quello che invece secondo me andrebbe implementato è il piccolo dente che è presente qua, ok, nel corpo della Woodpecker.
Perché? Perché fa la stessa funzione che abbiamo visto nelle squadrette, cioè porta tutto l'elemento in appoggio sul piano di lavoro. Questo vuol dire che è impossibile nella Woodpecker fare questo lavoro, mentre invece qui potrebbe essere che inavvertitamente noi si vada a toccare e quindi a modificare la misura che stiamo facendo con tanta cura. Vado a dare a questa riga, per quanto riguarda design, qualità e materiali, 2 calci volanti. Allora, ci mancano gli ultimi 2 punti, la praticità d'uso e il rapporto qualità-prezzo. Per la praticità d'uso devo dire, ragazzi, che è veramente comoda. È assolutamente indicata per andare a fare quello che deve fare, e cioè permetterci di andare a disegnare magari una riga lontano dal bordo in modo molto preciso. È compatta, è ben fatta, il materiale è ottimo, non posso che dargli 3 calci volanti. Per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, allora, questa da 400 mm costa 30 euro, mentre la Woodpecker costa intorno ai 150. Quindi anche qui il rapporto qualità-prezzo è veramente molto alto, quindi gli diamo 3 calci volanti. La somma quindi di tutti i voti che abbiamo dato a questo oggetto la fa andare in seconda posizione, cioè è un buon prodotto. Secondo me basterebbe veramente poco per farla arrivare ad essere un indispensabile. Siamo arrivati all'ultimo oggetto ed è questo oggettino piccolino qui, si chiama T50. Allora andiamo a vedere il packaging, che purtroppo non presenta nessun tipo di protezione, c'è soltanto del cartone, e sinceramente comunque sono soldi che noi andiamo a spendere. Questo è un oggettino che, se prende un colpo, secondo me si rovina, è un oggetto di misura, quindi va protetto seppur piccolo. Di conseguenza non posso che dargli 2 calci volanti, la perfezione non è assolutamente nell'impacchettamento. Allora, intanto il nome. T50 vuol dire che arriva a disegnare linee fino a 50 mm. Come prima abbiamo detto, se io dovessi andare a disegnare una linea di riferimento sul bordo di un listello come questo, utilizzare questa che abbiamo visto prima non è l'ideale. Invece il T50 sì, perché come vedete, una volta messo lì, sta lì e non si muove. Un peccato è che anche lui, come il fratello T-Rule prima, parte unicamente da 5 mm, quindi non ci permette di andare a disegnare una linea, ad esempio, a 1, 2, 3 o 4 mm. Detto questo, però, ha anche un altro grande vantaggio, infatti può farci da riferimento per portare una linea da una faccia all'altra. Quindi se ad esempio qui abbiamo già un segno, possiamo metterci al limite del segno e riportarla sull'altra faccia. Sicuramente però la compattezza è la sua arma vincente. La cosa che mi piace inoltre è che i numeri sono marcati internamente, qui vedete che sono numerati. Vi dico la verità, anche qui peccato, hanno fatto 30 invece che 31, perché così ci può servire, ma nel momento in cui dobbiamo andare a disegnare una linea a 2 mm diventa inutile. Per cui, ragazzi, purtroppo, nonostante sia veramente un ottimo oggetto, sono costretto per il design a dargli 2 calci volanti e basta. Allora, praticità d'uso. Ci salverebbe la vita tante volte, però è anche vero che forse, ho ragionato, è troppo piccolo. Per cui, ad esempio, se andiamo a lavorare su un trave come questo e andiamo ad utilizzarlo per riportare, che ne so, una linea da parte a parte, vedete che non arriviamo alla totalità del nostro trave. Vale sempre il ragionamento di dire, beh, allora ho questo, un laboratorio, posso non comprare altro? Se la risposta è no, come in questo caso, allora non posso che dargli 2 calci volanti. Rapporto qualità-prezzo. Allora, ragazzi, vi ricordate il discorso che abbiamo fatto nella prima puntata? Questo al momento non è disponibile. Questo oggettino qui, comunque, a mio avviso, resta un buon oggetto, ma solo e solo se tornerà disponibile e costerà dai 10 euro in giù, altrimenti non ve lo consiglio. In quel caso i miei calci saranno sicuramente 3, perché è un oggettino da poco ma che vi risolve. Mentre invece se costerà più di 10 euro, allora no, ragazzi, non ve lo consiglio, troveremo qualcosa di migliore. Detto questo, sono 2 i calci volanti che assegno al momento a questo oggettino. Andando a sommare tutti i voti che abbiamo dato, lui va a posizionarsi in classifica nel buon prodotto, perché comunque, vi ripeto, l'ago della bilancia è fortemente spostato
verso il buon prodotto se costerà dai 10 euro in giù, altrimenti, vi dico la verità, pende molto di più sul c'è di meglio. Va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, abbiamo recensito ben 5 oggetti questa volta, secondo me sono veramente tanti all'interno di una recensione, l'ideale sarebbe rimanere sui 2 o 3 oggetti. Nei commenti invece vi invito a lasciare le vostre idee riguardo a quello che avete visto oppure i vostri pareri se ne possedete uno o possedete qualcosa di simile. Sempre riguardo ai commenti vi ricordo che nella settimana entrante andremo a fare la solita reaction, questa volta si è spostata su Telegram, la prima versione ha avuto qualche problema di connessione perché eravamo in troppi, ma sto cercando di risolverli e spero che già per questa volta siano risolti e andremo appunto a commentare sia quanto scriverete qui sotto a questo video che quanto avete scritto nel video di mercoledì che tanto vi è piaciuto. Prima di chiudere un grande grazie a tutti i Patreon, se volete partecipare attivamente alla creazione di questi contenuti potete iscrivervi anche voi, è una mano che è assolutamente gradita e chi è Patreon riceve anche dei contenuti speciali, ad esempio da mese scorso è iniziata una rubrica con delle interviste a personaggi che io ritengo interessanti, il mese scorso c'era Alberto di Mosca Woodworking, questo mese c'è Fabrizio che gestisce una rivendita di legname, quindi cose che ci interessano, e poi ci saranno anche sorprese per i prossimi mesi. Quindi se vi va, trovate il link qui sotto. Dal vostro White Ghost di quartiere è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!